Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante la trasmissione Web TV e sul canale satellitare della Camera dei Deputati, consentendo ovviamente ai parlamentari, oltre che in presenza, di seguirla anche da remoto. L'ordine del giorno reca l'audizione informale dell'onorevole Axel Schäfer, copresidente della sezione di amicizia Italia-Germania nell'ambito dell'Unione Interparlamentare. L'audizione si svolgerà sulla situazione geopolitica in Europa e sull'impegno italo-tedesco per l'integrazione europea. Anche a nome dei colleghi, ovviamente, ringrazio l'onorevole Schäfer di questa disponibilità e ringrazio anche il dottor Niklas Wagner, capo dell'ufficio politico dell'ambasciata tedesca, che lo accompagna. L'audizione è un'occasione propizia per uno scambio di opinioni sui più recenti avvenimenti dell'attualità geopolitica. Ricordo che l'onorevole Schäfer è stato ed è tuttora relatore per il Consiglio d'Europa sulla Russia e quindi ha come dire, una conoscenza diretta delle vicende russe e anche degli ultimi sviluppi delle vicende russo-ucraine. In particolare riguardo all'Ucraina, ricordo che il 13 aprile scorso il Consiglio dell'Unione Europea ha stanziato ulteriori 500 milioni nell'ambito dello strumento europeo per la pace per continuare a sostenere la resistenza ucraina, raggiungendo così la ragguardevole cifra di 1,5 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina nella sua attività militare di resistenza all'invasione russa. Analoga compattezza del fronte occidentale si è registrata sulle sanzioni. Attualmente sono 1.091 le persone russe sanzionate, 80 società russe sono soggette al congelamento dei beni, in quanto si ritiene appunto che quelle persone e queste società nelle loro attività abbiano concorso all'azione di messa in campo dal presidente Putin di invasione dell'Ucraina. Uno dei temi più delicati, come sapete, ed è importante la presenza del nostro ospite, è il tema delle sanzioni nel settore energetico. Come sapete, i due paesi più dipendenti dal gas russo sono l'Italia e la Germania, quindi le valutazioni che noi potremo ascoltare dal collega Schäfer possono essere molto utili. Come sapete, l'Italia è impegnata in una attività molto intensa di relazioni con una molteplicità di paesi per realizzare la riduzione della dipendenza dal gas russo. Sempre in relazione alla vicenda ucraina e alle conseguenze economiche di quel conflitto, ricordo che proposta del nostro governo, ma non soltanto del governo italiano, l'istituzione di un fondo compensativo analogo a quello a cui si è dato vita in occasione di Brexit per sostenere i paesi che sono maggiormente penalizzati dalle conseguenze delle sanzioni. In questo quadro rientra a maggior ragione anche una riflessione che è in corso nell'Unione Europea su come ridefinire regole del patto di stabilità e crescita, che naturalmente dovrà tenere conto anche dei maggiori oneri, dei maggiori costi determinati dalla crisi ucraina, così come la crisi ucraina sollecita a nuove misure, nuove decisioni in materia di allargamento dell'Unione Europea. E ricordo che quella nostra Commissione ha approvato qualche giorno fa una risoluzione in cui chiede che l'Unione Europea sollecitamente riconosca lo status di candidato Ucraina, Georgia e Moldavia e contemporaneamente acceleri il percorso negoziale di integrazione dei Balcani occidentali. Questo per richiamare, diciamo, temi che ritorneranno sicuramente nella relazione del collega Schäfer, a cui do volentieri la parola. Prego. Herr Vorsitzender, lieber Mikrofon.
microfono? No. It's on. Ich höre mal nichts. Hörst du was? Probier mal. È la seconda volta che ho la possibilità di prendere la parola. La prima volta è stato 25 anni fa, è stato al Parlamento europeo con il presidente della Commissione istituzionale, è stato il predecessore del presidente napoletano a Strasburgo. Ecco perché oggi è un vero onore per me che Piero mi dia la parola in questa commissione così importante, in un Parlamento con il quale ci sentiamo particolarmente legati. E a questo punto io vorrei dire che sono ben 60 anni che esiste questo gruppo interparlamentare italo-tedesco ed è dal 1949 che abbiamo appunto questa possibilità e sono veramente molto felice di essere co-presidente di questo gruppo. È una situazione molto particolare che io sia uno dei rappresentanti anche per il futuro dell'Europa nel Bundestag e che dall'altro lato io vedo che anche Piero ha una grandissima responsabilità per quanto riguarda questo monitoring nei confronti della Russia. Questo significa che ci siano due deputati da due paesi e in questo caso noi per la Germania abbiamo un rappresentante dei socialdemocratici e uno dei cristiano-democratici. E sono delle conseguenze ovviamente molto significative perché la Russia è stata esclusa. Mi sento interessata anche personalmente perché Donetsk è la mia città gemellata nell'Ucraina e da 30 anni che stiamo portando avanti la nostra cooperazione e vi potete ben immaginare che cosa significa questo dal 2014. Abbiamo dato un contributo ad evitare gli effetti pandemici sui bambini. Ora per me è molto importante che loro trovino anche una città gemellata italiana, perché finora abbiamo veramente le relazioni le più strette possibili tra i nostri due paesi, Italia e Germania, dal 1946 e meglio ancora dal 1949. E qui vanno menzionate anche le ragioni per questa stretta partnership tra i nostri paesi. L'Italia è stato uno dei più importanti fondatori dell'Unione Europea, della Comunità Europea e per quanto riguarda la politica europea le vicinanze tra le nostre vedute e le opinioni che abbiamo sono magari le più marcate. Ora, a prescindere dal rapporto franco-tedesco, ma proprio date tutte queste premesse e anche la domanda su come possiamo approfondire ulteriormente l'Unione Europea, basti pensare a nomi come Altiero Spinelli e tutt'oggi ancora basta nominare Mario Draghi. Questo è tanto più importante perché ci troviamo all'interno dell'UE e anche all'interno della stessa NATO abbiamo bisogno della maggiore coesione possibile e della maggiore identità di vedute possibile. Piero Fassino e io siamo quasi coetanei perché tutto quello che abbiamo fatto nella nostra vita finora e ormai la nostra carriera politica, la nostra militanza politica è iniziata 50 anni or sono e c'era sempre il motto mai più la guerra, la pace tra i popoli, soprattutto in Europa è la cosa più importante. E noi dobbiamo superare i vecchi confini e come è successo nell'89 dobbiamo dissolvere, sciogliere i blocchi contrapposti e con una certa amarezza, devo dire, lo dico consapevolmente come socialdemocratico tedesco, dobbiamo constatare che per una gran parte lo stalinismo ha fatto il suo ritorno, il che ha per noi una conseguenza concreta. Dobbiamo capire questo, quello che non abbiamo mai fatto in Germania, e cioè che forniamo armi in un paese in guerra
Questo non è mai successo nella storia tedesca del dopoguerra, e questo con dimensioni che non ci sono mai state. Abbiamo proprio ieri stanziato un ulteriore miliardo di euro come aiuti anche militari per l'Ucraina. E fino alla caduta della cortina di ferro era chiaro, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel, abbiamo sempre detto che mai avremmo partecipato a una guerra concretamente, materialmente, semmai finanziariamente. E ora lo stiamo invece facendo. E almeno nel nostro paese il governo federale però, ahimè, si trova tra i governi e è il governo più attaccato, più aggredito in Europa. Ogni giorno ci si dice da una certa parte che non facciamo abbastanza, e questo non mi va giù. Quindi e questa è la situazione nella quale ci stiamo trovando adesso come Germania. Tanto è importante che Olaf Scholz si metta d'accordo e si concerti con il resto dell'Unione Europea, con gli stessi Stati Uniti d'America, perché la Germania dalla fine della guerra è stata sempre mossa da un sentimento di forte pacifismo. Adesso però il 70% della popolazione che è in favore della fornitura di materiali. Fino a poco tempo fa era vero il contrario. La stragrande maggioranza della popolazione tedesca era contro qualsiasi fornitura di armi. Quindi adesso ci troviamo in un momento veramente molto particolare del dopoguerra. Cioè, vanno detto alcune cose. La pace, che poi è stata resibile grazie all'unione politica, alla politica di distinzione portata avanti dalla Francia, dall'Italia e dalla Germania, non può essere rovinata da un giorno all'altro. Il che significa concretamente, se noi diciamo che dobbiamo lottare contro Putin, però non dobbiamo lottare contro Pushkin, e questa è la bella differenza, perché adesso c'è tutta una confusione. Sembra quasi, almeno alcune parti lo seguono, che è tutta la Russia contro la quale adesso dobbiamo combattere e lottare, solo perché Putin tenta di rovinare, di mettere in macerie l'Europa. E effettivamente dobbiamo sviluppare un'altra discussione sugli aspetti militari in Europa, ben sapendo che questa Europa, cosa significa soprattutto l'Unione Europea, 27, ma ci sono altri 20 che fanno parte del Consiglio d'Europa, 20, ora sono solo 19. E poi c'è chi fa parte della NATO e chi non ne fa parte, ma alcuni ci stanno pensando, come la Finlandia e la Svezia. Quindi nuove domande, nuovi quesiti, nuove risposte. Non siamo solo politici, siamo gente comune, normale, e che non è che facciamo politica con un telecomando nelle mani. La cosa deve passare attraverso i nostri cuori, i nostri sentimenti, la nostra mente. E come tutto in democrazia ci vuole tempo. D'altro canto, se vediamo tutti i giorni le immagini che ci giungono dalla nostra città gemellata Donetsk o da Mariupol, è chiaro che non abbiamo molto tempo a disposizione. Quindi dobbiamo agire con trasparenza, con un massimo di apertura, tutte quante le attività che hanno a che fare con il militare, l'aspetto militare, noi diventiamo colpevoli in senso positivo e in senso negativo. Questo è molto importante anche per il discorso rivolto ai giovani. Comunque ci sono paesi come la Gran Bretagna che ci mandano addirittura le truppe, i loro militari, perché loro dispongono di un arsenale nucleare. Ma quello che conta veramente è che continuiamo a scambiarci, non in seno al nostro Parlamento nazionale, ma insieme ad altri parlamenti nazionali. E un terzo aspetto va sottolineato. Le crisi offrono sempre anche delle opportunità, come si suol dire. Però quest'anno, il 9 maggio, noi non fissiamo i nostri sguardi su quanto avverrà sulla Piazza Rossa a Mosca, o se magari impiegherà anche armi chimiche, se ce li fa vedere, o armi nucleari. E noi con il nostro Parlamento dobbiamo capire
con i nostri parlamenti dobbiamo capire che cosa significa il futuro, l'avvenire delle nostre società, come possiamo progredire economicamente. E abbiamo visto che con il fondo di ricostruzione, il PNRR, con questo fondo è stato reso possibile fare tante cose. E adesso stiamo discutendo anche di questioni militari insieme a lui, ben sapendo che si tratta di difesa, ma non di attacco, di aggressione. E vogliamo rimanere forti economicamente parlando, ma forse la cosa più importante è che ora urge, noi ci dobbiamo scambiare le nostre idee in modo molto chiaro. Dobbiamo capire tutti quanti insieme che cosa vogliamo veramente, effettivamente, nel prossimo avvenire. La cosa più importante che per ogni singolo paese, l'Italia, la Germania, la Francia, l'Austria, la Spagna e il Portogallo, la cosa più importante è l'unità europea, e l'unità europea rimarrà, ne sono sicuro. Bene, grazie. Allora possiamo cominciare la riflessione. Chi è che chiede? Chi? Berti, prego Berti. Prego, dopo. Grazie Presidente Fassino, ringrazio il collega Schäfer e saluto il consigliere Wagner. La Germania è un paese amico e la presenza oggi del Presidente dell'Intergruppo d'amicizia parlamentare segna una delle prime visite, immagino, che vengono fatte anche a livello di diplomazia parlamentare, segna veramente un cambio di passo nei rapporti bilaterali e credo che questo oggi sia anche l'occasione per approfondire alcuni temi politici che spesso non vengono affrontati. Diciamo che l'Italia e la Germania anche a livello di collaborazione europea hanno un rapporto molto particolare, si ricorda il piano Hallstein, il primo presidente della Commissione europea di riforma, che poi creò la cosiddetta crisi della sedia vuota con una resistenza francese, diciamo, a quello che fu una riforma di tutto l'impianto dell'Unione Europea in tema di, appunto, temi che sono ancora attualissimi, cioè il tema della maggioranza, delle decisioni prese a maggioranza, il tema di più potere al Parlamento e alla Commissione, il tema delle risorse proprie. Ripercorrendo poi sempre il rapporto bilaterale, la dichiarazione Colombo-Gencher dell'81, ma ancora di più, diciamo, la punta di diamante delle relazioni bilaterali è stato il trattato firmato da Andreotti e da un ministro tedesco che mi dispiace non mi ricordo il nome, però che ha creato Villa Vigoni, un centro veramente di Gencher, sempre Gencher, quindi che ha creato, diciamo, un centro di cooperazione bilaterale invidiatissimo anche dalle altre cancellerie europee e che ha cristallizzato appunto il rapporto fra Italia e Germania, ha dato un luogo fisico, un luogo dove tuttora si coltivano a livello scientifico e di politica estera, di giovani, di culturale, sociale, le relazioni fra i nostri paesi, che sono poi anche relazioni europee, perché le relazioni europee possono anche essere la sommatoria delle tante relazioni bilaterali che abbiamo fra i paesi dell'UE. Io voglio porle tre domande. La prima domanda è sul cambiamento dell'opinione pubblica. Era stato detto che il governo Scholz non aveva un'identità, è stato detto nei primi mesi, invece ha mostrato avere una forte identità nel tema del rapporto alla politica estera, il cambiamento, come diceva, delle spese militari. Ma io volevo chiederle se, diciamo, sia quello che è le risorse proprie del Next Generation EU, ma anche questa cosa delle spese militari, della politica estera, è un cambiamento che è stato fatto soltanto, diciamo, a livello di vertice della politica, è un cambiamento che sta attraversando anche l'opinione pubblica, quindi capire se è un cambiamento duraturo, così come anche il giudizio che può essere su quello sulla politica della precedente cancelliera Merkel, che ha un po' segnato, diciamo, la politica europea, cioè l'essere molto, cercare un equilibrismo, diciamo, molto spinto, che può essere stato efficace nella gestione degli affari, però non ha dato forse una visione complessiva all'Europa. L'altro tema è quello su una possibile piattaforma di cooperazione trilaterale, dato che esiste un trattato Italia-Francia, esiste un trattato, due trattati Germania-Francia, mancherebbe un trattato Italia-Germania per chiudere il triangolo e riuscire ad arrivare sempre nelle more di una cooperazione europea, però a un motore di riforma serio dell'Unione Europea, dato che purtroppo l'Unione Europea è completamente bloccata e non si riesce ad arrivare a una prospettiva di riforma che sia quantomeno attuabile. Ecco. Quindi è chiaro che se si riuscisse ad avere una piattaforma di cooperazione politica fra Italia e Germania, l'orizzonte poi sarebbe quello di chiudere il triangolo, appunto, con la relazione Italia-Francia-Germania in maniera strutturata, come noi abbiamo già a livello parlamentare,
esiste il cosiddetto triangolo di Montecitorio fra appunto i tre parlamenti, Francia, Italia e Germania. E la ringrazio per la sua esposizione molto appassionata e sono convinto che dalla conversazione di oggi noi riusciremo a dare profondità politica a dei temi che si affrontano spesso solo a livello di governo, invece i parlamenti riescono a dare una profondità anche nel dibattito che spesso non si ha per tanti motivi. Grazie. Grazie Presidente, si ringrazio anch'io ovviamente il Presidente Scheff per essere qua, per la sua esposizione da italo-tedesca. Non posso che essere contenta di rafforzare maggiormente e sempre di più ovviamente una cooperazione che è storica, che va avanti su vari fronti e che ci vede in questo momento comunque impegnati su una pagina molto difficile e anche molto contesa. Farò probabilmente un intervento prettamente vicinamente opposto a quello del collega Bert che mi ha preceduto, proprio perché io insieme alle colleghe di Manifesto abbiamo votato contro l'invio di armamenti in Ucraina, proprio perché secondo noi la posizione è quella che non si può raggiungere la pace e una soluzione a un conflitto tramite l'uso di armamenti. L'abbiamo visto in altre guerre, la guerra porta devastazione e distruzione e in primis un attacco ai civili, ed è esattamente quello che va evitato a tutti i costi. E anche perché probabilmente l'opinione pubblica ha una sua sfera molto importante. Io ho seguito sia la sfera pubblica e ovviamente il dibattito in Germania, ma anche in Italia, e almeno in Italia a livello di opinione pubblica, di sondaggi, ad ora la opinione pubblica ritiene che il nostro intervento sono prettamente contrario a questo. Ho tre domande anche io e mi scuso già preventivamente che dovrò poi scappare giù in aula, ma proverò a poi risalire per sentire le risposte. La prima riguarda la questione appunto dell'opinione pubblica. Io personalmente ho visto un'altra faccia, ho visto che c'erano molte manifestazioni, o più che altro forse anche una certa confusione. Capisco che è un momento molto complesso, molto difficile, ma d'altronde si aggiunge purtroppo a una lunga lista di conflitti che sono attualmente in atto e che vedono purtroppo un'azione militare di altri paesi e purtroppo grande distruzione e devastazione, specialmente ovviamente poi lo sfociare in crisi specialmente umanitarie. E quindi secondo lei da parte mia invece un feedback su come lei ha visto anche le grandi proteste che invece hanno chiesto uno stop di questa guerra e forse anche uno stop degli armamenti che stiamo inviando nei vari consessi. La seconda riguarderebbe invece la questione strettamente politica. Sappiamo che La ministra tedesca Baerbock è dei Verdi, nella sua pagina, nel loro programma c'è tutta una sezione che riguarda appunto pace e risoluzione dei conflitti, con una proposta appunto di prevenire i conflitti tramite la pace, non di risolverli tramite l'uso della forza e l'uso delle armi. In questo caso, visto che comunque faccio parte di questa coalizione, sarei molto curiosa di sapere anche su questo contesto una sua opinione. E la terza, se posso permettermi, l'Ucraina purtroppo appunto si aggiunge a una lista lunga di guerre e conflitti. L'ultima, forse, che è forse molto importante, riguardano le proteste recenti e conseguentemente gli attacchi reciproci nei confronti della Palestina e in Gaza. Abbiamo visto 150 persone che sono state arrestate sulla spianata delle moschee durante il Ramadan. Abbiamo visto un numero purtroppo indefinito, ma non purtroppo poco, di persone che sono state uccise in questi giorni. Abbiamo visto un attacco di bombe che è stato fatto in seguito a un lancio di razzi su Gaza. In questo caso il silenzio è assordante. Non parliamo di Gaza, non parliamo di Palestina. Figurarsi parlare delle altre guerre che imperversano in questo momento, come lo Yemen, come la Siria, come altri paesi che in questo momento, l'Afghanistan. Abbiamo dimenticato totalmente l'Afghanistan. Su questo fronte io vorrei anche su questo una sua opinione. Grazie. Onorevole Del Mastro da remoto, prego. Grazie Presidente, intanto volevo ringraziare Presidente per questa illuminante e importante sessione. Volevo chiedere se questo riarmo della Germania possa segnare una data spartiacque nella postura della Germania in Europa e in termini geopolitici, cioè
quello che Hans Kuhnlein, un grande studioso della Germania, aveva definito il German paradox, cioè l'idea di una potenza geoeconomica che faticava anche adesso una potenza geopolitica, una potenza che tendenzialmente a volte veniva pure accusata dalla sponda atlantica di un atteggiamento eccessivamente mercantilistico, in virtù del quale una matassa inestricabile di rapporti economici avrebbero legato e avrebbero condotto ad avere rapporti anche con stati più autocratici tipo la Russia. Se quindi la Germania sotto questo aspetto, anche con la corsa al riarmo dopo la guerra in Ucraina, abbia una postura diversa in termini geopolitici, e come eventualmente questa postura diversa cambierà il rapporto, se lo cambierà, anche nel rapporto fra Germania e Cina. Grazie. Altri? Formentini, prego. Grazie Presidente. Ma ovviamente il legame culturale, economico con la Germania dell'Italia è fondamentale e alle basi stesse dell'Europa unita. E proprio per questo ho già avuto occasione di chiedere, ma continuo a insistere su questo punto, come veda il nostro ospite una versione italo-tedesca del Trattato del Quirinale, un accordo parallelo al Trattato del Quirinale tra Italia e Francia. E poi sono rimasti un po' ai margini. Adesso in una delle domande si è chiesto qual è la posizione sulla Cina. Io l'ho seguita da vicino, la posizione tedesca, c'è stata un'evoluzione, una dottrina dell'Indo-Pacifico molto dettagliata, precisa. A mio avviso un passo in avanti della Germania, molto positivo, e addirittura la disponibilità a partecipare a esercitazioni militari congiunte dell'Occidente a difesa della libertà di navigazione nell'Indo-Pacifico. Però un assente da queste discussioni sono stati gli Stati Uniti. Qual è oggi la postura della Germania nei confronti dell'Alleanza Atlantica, degli Stati Uniti, e qual è la visione della Germania per ricostruire appieno, oltre questa crisi, oltre la guerra, l'unità dell'Occidente, Europa, Stati Uniti, Canada, ma anche oggi importantissimi, Australia, Nuova Zelanda, ma anche Giappone. Come possiamo restare uniti dopo questa crisi? Grazie. Altri colleghi? Prego, Olgiati. Sì, grazie Presidente. Allora non mi dilungherò troppo nel preambolo, visto che il mio collega Berti ha già detto molto, e ovviamente condivido le sue parole sull'importanza dei rapporti tra Italia e Germania, e spero che questo possa essere l'inizio di un percorso che li possa consolidare sempre di più, perché ritengo come lui che il triangolo Italia-Francia-Germania mai quanto oggi abbiano l'occasione e il dovere di diventare la locomotiva dell'Europa in un momento di grande cambiamento. E io credo che il momento spartiacque di questo cambiamento sia stato la pandemia, il Covid-19, che ha messo in evidenza molte pecche dell'Europa, e ha nello stesso tempo però consentito all'Europa di trovare delle soluzioni che alla fine l'hanno fatta uscire probabilmente rafforzata, in un periodo in cui i venti di sovranismo un po' in tutta Europa si facevano sempre più forti. Per questo motivo la domanda che volevo farle era, come ha detto anche lei nella sua audizione, il Recovery Fund è stato un punto di svolta che ha dimostrato appunto che l'Europa, se vuole, sa essere unita, e ovviamente più l'Europa è unita più l'Europa e i singoli stati sono forti. Volevo chiedere se in un momento come questo, ora che si ripropongono nuovi problemi urgenti come quelli della difesa e come quelli dell'energia, dei costi del prezzo dell'energia, la soluzione di un recovery fund anche per questi due settori, quindi per la difesa, andando nella direzione di una difesa comune europea, e per quanto riguarda l'energia sul lato acquisti e stoccaggi di gas e di materie prime,
possono essere, secondo la Germania, secondo il governo e secondo il Parlamento che lei oggi qua rappresenta, se possono essere una risposta che, da mettere in pratica, che possano dare un ulteriore motivo di forza e di unità per dell'Europa. E l'altra domanda è relativa alla qual è la visione della Germania riguardo alla revisione del patto di stabilità. Negli anni passati la Germania è sempre stato visto come uno dei paesi più rigoristi. Questo mito, diciamo, è stato un po' sfatato proprio nel periodo della pandemia, quando per forza di cose si è dovuti arrivare a una posizione comune. Volevo capire se oggi la prospettiva è quella di ritornare a regole più rigide del passato, oppure cercare di andare incontro a un periodo di minori vincoli per gli stati e maggiore possibilità di investimenti e quindi una maggiore crescita. Grazie. Anch'io faccio proprio una domanda. Una è già stata fatta: come procede il dibattito in Germania sul patto di stabilità e il suo rinnovo? Collegato a questo è l'esperienza degli Eurobond che hanno finanziato Next Generation EU. È un'esperienza come qualche paese considera, come dire, una tantum, o invece un'esperienza che possiamo considerare, diciamo, da replicare anche per consentire al bilancio europeo di avere risorse proprie. E la terza domanda riguarda il processo di allargamento. L'Ucraina, Georgia e Moldavia hanno presentato domanda di adesione. Il primo step sarà il riconoscimento a questi paesi di candidati, e mi pare che sarà probabilmente un percorso anche rapido. Poi però c'è ovviamente il vero percorso, che è il percorso negoziale. Io credo che c'è anche qui un'esigenza, che l'Unione Europea cambi la sua velocità. I paesi dei Balcani stanno aspettando da 30 anni. Non credo che possiamo sottoporre l'Ucraina a 30 anni di attesa. E quindi noi abbiamo bisogno che l'Unione Europea cambi velocità rispetto al processo di allargamento. Qual è su questo punto un po' il dibattito in Germania? Grazie. Prego, Schäfer. Grazie Piero, io ho appena guardato l'orologio. Cioè, noi abbiamo tempo fino alle 15:30, quindi mancano 20 minuti alla fine di questa discussione. Cari onorevoli colleghi, grazie delle vostre domande e delle vostre posizioni, dei vostri pareri. Alcune cose si sono accavalate e sovrapposte, alcune domande, dico. Comincio con l'onorevole Berti, e poi già ne ha parlato anche Paolo. Cioè, sì. No, adesso ho fatto confusione con i nomi nativi. Cioè, chiedo scusa se sbaglio nomi adesso, perché sono rimasto un po' confuso adesso con i nomi nativi. Comunque una cosa è chiara, in particolare per il Next Generation EU, per il Fondo Ricostruzione, in Italia PNRR, e tutto quello che ha a che fare con questo, e tutto questo ha a che fare con Olaf Scholz, con Mario Draghi e Bruno Le Maire. Questo non va dimenticato, questo dato di fatto. Abbiamo trovato quindi un'intesa che fino a poco tempo fa era impossibile immaginarla. E il governo tedesco ha avuto un'altra posizione, adesso c'è un nuovo governo. E anche in Germania, comunque, come in Italia, ci sono certe restrizioni da parte della Corte Costituzionale. Cioè, la domanda su che cosa possiamo fare in base e conformemente ai trattati è piuttosto complicata per quanto riguarda tutta una serie di articoli. Ci sono dei veri e propri conflitti costituzionali anche tra le diverse corti supreme. Finora ci siamo
abbiamo comunque riuscito a risolvere i problemi, perché siamo diventati gente comune, abbiamo imparato grazie alle cattive esperienze del passato. Comunque adesso erano state fatte delle buone proposte che noi potevamo utilizzare come leva. Comunque adesso si parla di un procedere, di una procedura, di un progetto che si era reso necessario e ora deve funzionare. E se funziona andiamo avanti su questa strada, però dico, ci sono anche i famosi criteri di stabilità che abbiamo introdotto al momento dell'introduzione dell'euro. Ora sappiamo alcuni margini, per esempio quello del 3% del deficit corrente. Io ho parlato con una collega che era direttrice generale al Ministero Federale degli Affari Esteri. Va bene, alla fine abbiamo fatto questo compromesso, mi ha detto, perché chi voleva solo l'1%, altri 6% di margini di deficit corrente. Quindi adesso questo tutto ha a che fare con la storia. Alla fine siamo giunti a questo 3%, che ora adesso abbiamo un dibattito altamente sensibile in Austria, nei Paesi Bassi, in Scandinavia. Noi abbiamo bisogno di questi paesi, di questi stati, perché anche loro sono padroni dei trattati, non solo noi. Ma certamente, francamente parlando, quello che ha detto Schäuble, il nostro ex ministro delle finanze, forse era giusto, sì, però è anche vero che c'è bisogno anche dell'approvazione dei parlamenti, poi anche del nostro parlamento. Noi abbiamo un accordo di coalizione tra Verdi, liberali e socialdemocratici che è il più europeista mai esistito da parte tedesca. Perché ci sono stati altri accordi governativi in passato, ma mai così veramente coniati dallo spirito europeista. E questo lo vediamo anche con l'Ucraina. Quello che hai detto poi era la domanda, se ricordo bene, il governo Merkel, qual è il giudizio da dare? Anche noi abbiamo fatto parte del suo governo. Ora dire te... Ora abbiamo capito che non certe cose non c'erano da fare, abbiamo imparato dal passato, sarebbe anche troppo semplice. Noi siamo sempre per il metodo comunitario e la signora Merkel ha preferito, ha agito sulla base dell'accordo intergovernativo tra i governi, perché i governi sono più forti rispetto ai parlamenti nazionali. Quindi una volta che hanno deciso i governi nazionali, devono essere le loro decisioni devono essere approvate per forza dai parlamenti nazionali. Questo vale anche per le prossime elezioni europee. Va garantito per il futuro che il Parlamento europeo voti la Commissione esecutiva e il suo presidente, e ci devono essere sempre controcandidati. Con Claude Juncker ci siamo riusciti, noi abbiamo perso come socialdemocratici, ma con l'appoggio dei Verdi, dei liberali, alla fine è stato votato. Poi dobbiamo parlare anche di liste elettorali transnazionali che vanno oltre i confini nazionali. E un'altra cosa, se ne è parlato anche in questa sede, anche per quanto riguarda l'Eurozona, dobbiamo vedere cosa fare in futuro. E per quanto riguarda, noi abbiamo già un piano d'azione italo-tedesco, i ministeri degli affari esteri ne sono responsabili. Forse non procederà così velocemente come vorremmo questo piano d'azione italo-tedesco, come per esempio il trattato del Quirinale, però nella sostanza con questo accordo bilaterale italo-tedesco l'Europa non dipende solo dalla coesione tra Francia e Germania, ma bisogna assolutamente coinvolgere fortemente, più fortemente rispetto al passato, l'Italia, perché adesso siamo sempre più vicini. E poi c'è stata la Brexit. E quindi anche lì ci sarà ancora maggiore concertazione tra i nostri due paesi. Sono molto ottimista su questo aspetto. Adesso ho già parlato del fondo di ricostruzione. Per quanto riguarda l'energia, il gas,
anche lì è stato detto che ci sono degli interessi comuni italo-tedeschi, ma ancora non c'è una politica comunitaria energetica. Voi fate accordi con certi paesi, trattati, noi invece con altri. Quindi adesso dobbiamo coprire tutta la gamma del possibile. Ma una cosa deve essere chiara, perché spesso ci si dice che noi volontariamente siamo divenuti dipendenti da Putin. Noi come primo paese industrializzato abbiamo deciso di uscire dal nucleare, dal carbone e dalla lignite. E siamo l'unico paese, ma questo però significa che abbiamo bisogno del gas. Abbiamo bisogno del gas. Noi l'abbiamo fatto l'uscita dal nucleare, non ci sono più. Non c'è più il carbone prodotto in Germania, estratto in Germania, non ci sono più le miniere. Ora che questo sia stato distrutto da una persona che ancora 20 anni fa parlò di casa comune europea, e cioè Putin, non era prevedibile. Anche se ci sono state decisioni nostre soprattutto, che forse dovevamo fare diversamente, dovevano essere decisioni diverse, soprattutto dal 2014 dovevamo forse avere una maggiore determinazione, ma con i miei incontri con i diversi ministri, anche in seno al Parlamento europeo, ho capito una cosa: ora con i problemi concreti attuali, che poi la cosa è stata imposta a noi anche per il Covid, siamo costretti ad agire insieme in comune. Io personalmente devo aggiungere poi una nota personale, appunto, per quanto riguarda il Covid. Quando Bergamo, quando ci sono giunte quelle terribili immagini di Bergamo, ero talmente rimasto sensibilizzato, perché il primario del mio ospedale a Bochum già era pensionato e adesso vive con la propria moglie nei pressi di Bergamo. Meno male che è anche un mio elettore, devo dire. E lui mi disse subito: dobbiamo reagire immediatamente, quando ancora i tedeschi prendevano in giro gli altri, quando ancora i tedeschi non avevano la consapevolezza del rischio, del pericolo che veniva dal Covid. Quindi anche nel nostro ospedale di Bochum abbiamo accolto pazienti italiani, il che ha a che fare con quello che ci accomuna in Europa. Ora la collega che mi ha fatto la prima a farmi le domande, adesso è uscita dalla sala, e noi qui abbiamo un parere diverso rispetto a lei, ma appunto questa collega non c'è più. Io ho conosciuto Olaf Scholz e Rolf Mützenich, il nostro capogruppo parlamentare, ci siamo conosciuti 40 anni or sono durante una manifestazione, un corteo in favore della pace, 40 anni fa, ma tutti noi tre, il nostro capogruppo, il nostro cancelliere, io stesso, siamo del parere che oggi abbiamo bisogno di armi. Quindi c'è stato un cambiamento mentale, ma anche nella realtà c'è stato questo cambiamento. Ma io non faccio che sottolineare, comunque la Germania, il mio paese, ha delle restrizioni forti per quanto riguarda l'esportazione di armi. Tutto quanto deve essere approvato anche a livello di missioni militari all'estero dal nostro Parlamento. È il nostro Parlamento che ha l'ultima parola. Ma una cosa comunque è sbagliata: oggi ci sono più manifestanti che ci dicono che dobbiamo fare di più per l'Ucraina rispetto al contrario. Quindi gli altri sono la minoranza adesso. E una cosa va detta onestamente: nel 2014, al momento dell'annessione della Crimea, 100 persone hanno manifestato in Germania, ora sono 100.000 persone. E come mai questo cambiamento? E certamente ci vorrà un processo anche psicologico, mentale per noi sul perché di questo sviluppo. Anche per i Verdi le cose non sono così scontate. Quindi i Verdi, tra i Verdi c'è addirittura, che cioè prima dicevano mai più una guerra, adesso addirittura c'è tra di loro dice mai più una guerra senza di noi. Quindi le cose sono cambiate. Questo vale anche per il Partito Liberale Tedesco. Ma alla fine devo dirvi una cosa: non è che avessimo poi tante armi pesanti che potremmo fornire dall'arsenale delle forze armate federali. E questo vale anche per
per carri armati o per veicoli blindati. Non è che ne avessimo poi tanto, che avessimo tanto da offrire. Crisi umanitaria, sì, questo è un discorso veramente... È un discorso verissimo, perché tra pochi mesi avremo scoperto, anzi lo abbiamo già scoperto ora, che i maggiori fornitori di grano in tutto il mondo sono proprio la Russia e l'Ucraina. Ma che cosa significa questo per i paesi africani, per il costo della vita nei nostri paesi? Quindi ognuno nel suo partito e nella discussione con le cittadine e i cittadini dovremmo prepararci a discussioni, a sfide che in questo modo finora non abbiamo mai avuto. Anche questo fa parte delle verità difficili che vanno comunque pronunciate e dette chiaramente. Poi mi è stato chiesto per quanto riguarda alcune particolarità tedesche e il nostro rapporto con la Cina. Ora non c'è una via nazionale solitaria nei confronti della Cina. È chiaro una cosa, non vogliamo mai possedere armi nucleari. Questo lo dice la nostra Costituzione. È consacrato nella nostra Costituzione. Comunque, per quanto sia possibile, vogliamo concertarci nell'Unione Europea. Tra l'altro c'è già questa concertazione, mai esistita negli ultimi 25. Poi c'è chi dice, i tedeschi, che diceva, i tedeschi la sanno meglio di tutti gli altri. Ora poi ci dicono che siamo noi a dover precedere gli altri, ad andare a metterci davanti agli altri, a fare il primo passo, per quanto va bene, dobbiamo, ce ne facciamo una ragione per quanto riguarda la Cina. Quindi anche lì le relazioni sono abbastanza simili. Anche voi avete i vostri rapporti economici con la Cina, certo i nostri sono molto intensi, ma noi faremo molta attenzione al che il modello politico della Cina, che poi cos'è la Cina? È una dittatura. Bisogna capire se magari ci sono forze politiche in Europa che si fanno influenzare appunto dai cinesi, e questo potrebbe rappresentare un pericolo. E comunque l'Unione Europea rimane sempre la potenza economica più forte di in questo mondo. E questo è proprio il punto chiave. Per quanto riguarda la Cina, la questione dei diritti umani svolge un ruolo particolare per noi, è una cosa scontata. Poi, secondo me, come amante dello sport, dopo le esperienze del Comitato Olimpico Internazionale a Pechino, sono piuttosto scettico, cioè sulle nostre possibilità di poter influire sulla Cina. Poi si è parlato di Europol e poi finalmente siamo giunti all'Ucraina, un conflitto vero, proprio durissimo, e dove tra l'altro è un altro argomento, cioè per gli Europol, dico adesso, per quanto tempo, cioè questi tempi che si dice vanno accelerati di adesione dell'Ucraina. La Grecia dopo la fine della dittatura ci ha messo 6 anni per aderire all'Unione Europea, quanto tempo è passato prima di far aderire Polonia, la Cechia, la Slovacchia all'Unione Europea? Sono passati 14 anni. Ora l'adesione dell'Ucraina è chiaro, deve essere scontata, però non possiamo fingere che la politica interna, gli oligarchi ucraini e la situazione economica in cui versa quel paese non sono mica compatibili con l'Unione Europea, con i nostri principi. Cioè non è che nel giro di un anno possiamo far entrare l'Ucraina. Certo vanno dati degli aiuti, vanno fatti i primi passi, vanno compiuti, però va considerato quello che ho appena detto sull'Ucraina, qual è questo paese? E comunque ci deve essere un'intesa tra i 27. Non c'è il principio della maggioranza per quanto riguarda nuovi paesi membri. E ora sto guardando di nuovo l'orologio, quindi potremo quasi finire sul minuto spaccato. Quando io ero presidente da parte tedesca, cioè già ero co-presidente, il direttore degli Uffizi a Firenze è un professore tedesco, Schmidt, più tedesco di così, cioè uno dei maggiori beni culturali dell'Italia viene gestito da un tedesco.
la Banca Centrale Europea da chi era stata diretta? Da un italiano, da Mario Draghi, quindi lui ha dato il contributo alla stabilità dell'Europa, il che contraddice tutti i pregiudizi, i preconcetti che ci sono ancora proprio nei nostri due paesi, perché nella vita di tutti i giorni le cose funzionano, perché le cose vengono assicurate, garantite da certe personalità. Perfetto, puntualissimo, 3:30, grazie molte Axel. Axel questa sera incontrerà l'ambasciata tedesca in un incontro conviviale parlamentare dell'Associazione Bilaterale di Amicizia, e quindi io lo ringrazio molto di questa sua presenza qui oggi con noi, e naturalmente noi auspichiamo che questo contatto, queste relazioni tra i nostri due paesi proseguano anche a livello della Commissione Esteri. Io ho stabilito ovviamente un ottimo rapporto con Michael Roth, che è il presidente della Commissione Esteri tedesca di oggi, con cui abbiamo avviato un'interlocuzione che ci dovrà portare a intensificare sempre di più anche le relazioni tra le due commissioni esteri. Grazie molto, Axel.